Buonasera, buon sabato. Eccoci al nostro talent, al nostro appuntamento di sabato sera con la vetrina che offriamo ai giovani cantori di Calabria, ma anche alle persone affermate. E proprio questi primi due step di questo nuovo appuntamento danno la forma al nostro talent, nel senso che inizieremo alla grande con la più piccola della carovana e subito dopo passeremo ad un personaggio affermato che sta calcando scene in ambiti europei. Iniziamo la grande con la più piccola della carovana, dicevo, eccola qui, Alessandra Pulvirenti. Sì, volto noto, 10 anni, Siderno, è già stata nostra ospite parecchie volte, chissà quante, tante volte, e non ci stancheremo mai di invitarla, perché per chi non l'avesse mai ascoltata, adesso sentirete che voce straordinaria è che ha. Ma intanto vediamo un po', in questo tempo intercorso, dall'ultima volta che ci siamo visti, quanta roba hai fatto. Tu, oltre al canto, questo forse non l'abbiamo mai fatto, fai tante altre attività. Tu, la tua giornata è fatta di 24, ma dormi, no? Dormirai qualche ora, sì? Di notte, sì? Dormirai? Perfetto, quindi è umana, come tutti. Però dicevo, ha tante attività e direi che oltre al canto forse la cosa più importante che fai, che cos'è? La ginnastica, lo sport, vero? Tu fai ginnastica? Ritmica. La fai sempre a Siderno assieme a tanti altri bravi giovinotti. Allora, nel canto tu appartieni alla scuola di Mary Sgro, giusto? Sì. La vogliamo salutare, la maestra che è prolifica nel mandarci tantissimi giovani talenti. Vogliamo anche approfittare per salutare, siamo dinanzi a una camera, per approfittare anche magari qualche insegnante di scuola. Chi vogliamo ricordare, chi vogliamo salutare e chi no? Chi vogliamo mettere tra i buoni e chi i cattivi? Sì. Tutti tra i buoni. Qualche compagno o compagna di classe? Sara Canzonieri. Ah, pensavo che fosse insomma in maniera diplomatica tutte quante, invece ha proprio una scelta mirata, com'è che si chiama? Sara Canzonieri. Ah, Canzonieri, perfetto. Allora, questa sera ci canti che cosa? Il mondo prima di te di Annalisa e Perdo le parole di Ricky. Ah, due pezzi fai. Sì. E li hai cantati tante altre volte? No. Quindi diciamo così, sono anche delle novità per il nostro pubblico? Sì. Il tuo cantante preferito? Non so se l'abbiamo mai detto, lo facciamo questa sera, la cantante preferita? Ne hai parecchie? Ne hai parecchi? Sì. Vogliamo soltanto ricordare una, chi per esempio? Sono tante allora. Giusy Ferreri, una su tutte, su tutti. Allora, ascoltiamola questa simpaticissima ragazzina e questi splendidi brani che ora ci propone Alessandra Pulvirenti. Con te in braccio fatta per le scale, confondere lo zucchero al posto del sale e ridere di niente, che poi ci porta foto di noi ad un selfie venuto male. La pioggia lunga, il cocktail fatto per restare ed il tuo mondo vola, intanto il ghiaccio cade. Tu piano ti addormenti, che poi ti porto dentro se vuoi, mentre ti resta a guardare. Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più, che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore. Perdo le parole, prova con gli occhi e dimmi ciò che non riesci quando al centro sei tu, con i tuoi movimenti, se quando capisco che esiste l'amore. Perdo le parole. Alzi la radio, quindi abbassi lo schienale e piazza della scala sembra decollare. Ti porto le mani sugli occhi ed aspetta a parlare. Sì, ma non sbirciare. Spazi, menti, spazio, tempo e temporale. Le gocce si rincorrono sulle vetrate. Hai da finire ancora quel film, ma amore tardi stai qui, se no ti svelo il finale. Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più, che la scena è perfetta se quando ti guardi è già tutto migliore. Perdo le parole, prova con gli occhi a dirmi ciò che non riesci quando al centro sei tu,
con i tuoi movimenti, se quando capisco che esiste l'amore, perdo le parole e perdo le parole e perdo le parole e perdo le parole. Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più, che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore. Prova con gli occhi a dirmi ciò che non riesci quando al centro sei tu, con i tuoi movimenti se quando capisco che esiste l'amore. Perdo le parole e perdo le parole e perdo le parole, perdo le parole, perdo le parole. Capiremo chi siamo senza dire niente, sembrerà normale. Immaginare che il mondo scelga di girare attorno a un altro sole e una casa senza le pareti, per costruire dal niente, costruire dal niente. Siamo fiori fino alle radici, e il mio regalo per te da dissetare, crescere. Siamo montagne a picco sul mare, dal punto più alto impariamo a volare, poi ritorniamo giù, lungo discese pericolose, senza difese, ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla, come era il mondo prima di te. Senza dire niente, niente di speciale. E poi ci toglieremo i vestiti per poter volare vicino al sole, in una casa senza le pareti, per costruire dal tempo, costruire dal niente. Siamo fiori fino alle radici che si dividono per cominciare a crescere. Sul mare, dal punto più alto impariamo a volare, poi ritorniamo giù, lungo discese pericolose, senza difese, ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla, come era il mondo prima di te. Ritorniamo giù, lungo discese pericolose, senza difese, ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla, come il mondo prima di te. Ed ora parliamo di Calabria, direte voi, bella novità, ma
ne parlate tutti i minuti, tutte le ore di Calabria. No, ma di Calabria intendo questo nuovo lavoro che avevamo anticipato, sì, quando venne la penultima volta, questa è l'ultima, no, nel senso che non ti invitiamo più, no, no, nel senso che in ordine cronologico. Sì, ne abbiamo parlato, anticipavamo l'uscita di Calabria, ti ricordi? Sì, esattamente. Ti ricordi che sei venuto a Telemia? Sì. Come no? Ah, perfetto, già ci siamo. Sono ogni volta felice di venire, di ritrovarvi e questa volta vi ho portato il prodotto finito, diciamo. Parlavamo di Calabria, eccolo qui Calabria, e quanta Calabria c'è? Tutta, direi, c'è tutta l'emozione, la gioia che provo ogni volta che vengo qui e che la voglio raccontare al mondo, in particolare dove vivo, in Germania. Quest'anno ho fatto concerti in 5 paesi europei e ognuno porto questo album, queste canzoni, che non sono le tipiche canzoni magari calabresi, sì, che uno conosce. Io manco l'ho presentato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo riconoscete benissimo, sì? No, Armando Quattrone. E quindi, però adesso stiamo futuro puntando. Presidente della Repubblica. Beh, quello sì, che sia ben augurante ovviamente la battuta. Adesso stai puntando su che sarà. Sì, allora... Perché sti favoritismi? Allora, direi che sarà, è una canzone storica della musica italiana. Io ho imparato proprio in Germania a riscoprire parecchi pezzi della musica italiana. E proprio un calabrese mi disse, ma perché non fai Che Sarà, che è famosissima, l'ha fatta José Feliciano. Chi piaceva a lui, Che Sarà. Ma sai che certe volte io ascolto molto i consigli che mi dà la gente o che mi scrivono anche su Facebook, su Instagram, e ho ascoltato questo brano della versione di José Feliciano, che è proprio quella originale di Sanremo 1967, se non vado errato, e sono rimasto veramente emozionato e ho detto, ma questa è la storia, veramente la storia della mia famiglia, la storia di tutte le famiglie calabresi e anche la mia, visto che sono un emigrato di nuova generazione, e quindi ho detto la devo interpretare nuovamente. E nel video che è uscito ieri su YouTube e che spero andrete a vedere, ma martedì era già uscito in anteprima su TGCOM 24, facendomi un grande piacere che l'Italia insomma fa uscire per prima, certo, il video. Praticamente interpreto me stesso raccontando la storia di quando sono partito nel 2010 per andare in Germania. Adesso sentiremo Che Sarà, vedremo il video, ma intanto a bruciapelo proprio, sì, due parole su ognuna. Quando sì? Quando sì è stato il singolo dell'estate, e in Calabria ormai quando vado anche al supermercato mi fanno quando sì, quando sì, quando no, quando Beep. No. Allora, Ragazza. Ragazza è una bella canzone in stile anni 50. Positivo? È stato il mio primo singolo 2015 che ha sfondato in radio in Germania, la prima pubblicità in TV. Sinfonia. Sinfonia è una canzone lenta, romantica che ho scritto, forse la prima veramente canzone lenta che ho scritto. Quinto brano, Portami con te. È un brano dance che dice già tutto il titolo, Portami con te. Per sempre. Per sempre, ecco, magari mettendo insieme, se tu leggi i tre titoli, Portami con te, Per sempre e quello successivo in Calabria. Che faccio prima oppure che c'è un nesso tra... E c'è un nesso, perché appunto è un messaggio subliminale, Portami con te, Per sempre, in Calabria. Ah, è vero, è vero, è vero, anche questa calza, no? Che sarà? Esatto, che sarà, vedi? Si conosce il... Beh, io continuerei... a dare dei messaggi subliminali. Stiamo anagrammando praticamente. Che sarà, ne abbiamo già parlato, sei tu? Sei tu, è anche una bella canzone in stile reggae che ho registrato con musicisti calabresi. Maria? Maria è il singolo della scorsa estate, sì, con cui ho girato anche molto. Lo ricordiamo, Tu mi piaci? Tu mi piaci è anche una canzone reggaeton che quest'estate va molto e che mi piace molto il ritmo. Felicità? Reggaeton. Felicità è un remake della canzone di Albano e Romina Power, fatto completamente diverso, e ho riscoperto insomma il testo in chiave melancolica. Ecco. Poi c'è una coda, Mutetta Calabrese? Registrata in piazza Mese a Caulonia con a i Caulonia. Musicisti più bravi secondo me della zona, con cui ho avuto il piacere di condividere anche diversi concerti. Abbiamo registrato proprio in presa diretta, telecamera, 360 gradi, abbiamo registrato tutti, i bambini che giocano a calcio, le macchine che passano. Beh. E ne abbiamo suonato. Il video è su YouTube. Fiero di te? Fiero di te è la prima canzone che nel 2014 ho scritto per la Calabria, anche con un video che ho girato interamente tenendo una mini camera così e andando in giro, e sono stato molto contento perché a budget zero sono riuscito a raccontare un po' la Calabria come la vedo e poi io. Giusto epilogo, da calabrese si finisce tutti in osteria. Esattamente, l'osteria. L'osteria è un tour che io faccio da anni ormai in questa catena di ristoranti italiani che si chiama L'Osteria, e ormai sono un pezzo
pezzo della famiglia, io e loro sono un pezzo della mia famiglia, della mia storia, e quindi gli ho dedicato una canzone e loro ne vanno pazzi e anche io ne vado pazzo. Che biglietti aerei hai in tasca? Tu giri lungo e largo l'Europa, guarda, vivi la tua Germania, la tua Calabria. Ho perso il conto, ma fortunatamente adesso ho un paio di settimane di pausa, per questo sono qui, sì. Anche perché voglio lanciare da qui il nuovo singolo che sarà, e riparto il 10 novembre con il prossimo concerto. È una sorta di premialità alla tua terra, tu quando certo. Parti e riparti sempre dalla tua terra. Da qui parto e da qui riparto. Ci ogni fa volta. Piacere perché spesso e volentieri incontriamo gente che si staccano da questo territorio, no? Ma io penso rompono che... l'ombelico, il cordone ombelicale con sì, io penso che sia sempre terra. Positivo girare, guardare come funzionano le cose da altre parti è sempre utile, però disprezzare la propria terra penso che è la cosa peggiore che uno può fare, è dimenticarsi della propria terra altrettanto. Che sarà di Armando Quattrone? Che sarà di Armando Quattrone? Non lo so, ditemelo voi. Io so solo che il mio obiettivo è quello di continuare come ho fatto in questi ultimi 5 anni a fare musica, a cantare, anzi di cantare sempre di più, visto che sta funzionando anche adesso, la musica sta arrivando molto in Italia, spero che lo arrivi sempre di più, così che posso stare più vicino a voi. Armando Quattrone, io ti lascio lo studio, ti concedo lo studio, mi raccomando, poi ce lo spiegherai. Grazie. Per come l'hai trovato. Armando Quattrone con Che sarà? Che sarà? Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente, sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, vado via. Oh, che sarà, che sarà, che sarà? Ma che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente dato, ma ne si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa e tutto se ne va. Oh, che sarà, che sarà, che sarà? Ma che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente dato, domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove, quando, non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Oh, che sarà, ma che sarà, che sarà, ma che sarà della mia vita, chi lo sa? Come porto la chitarra e se stanotte piangerò, una nenia di paese suonerò. Oh, che sarà, che sarà, che sarà? Ma che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente dato, ma ne si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Oh,
sarà, sarà quel che sarà. Per tutti i calabresi nel mondo, che sarà. Andiamo avanti con il nostro talent di questa sera, come annunciandovi un evento che ricade settimana prossima, settimana 43 del 2018, con il concerto il 26 e il venerdì della settimana prossima di Giuseppe Povia. Giuseppe Povia, invitato dai 5 Stelle a Rocella Ionica, all'Auditorium Cittadino Unità d'Italia, il concerto alle ore 21, Povia lo conosciamo benissimo, con le sue canzoni anche parla delle situazioni in Italia, anche quelle di stretta attualità, torna su fenomeni anche abbastanza recenti. Noi però lo vogliamo adesso vedere, sentire con una canzone dedicata al Sud, alla storia del Sud e come è cambiata la storia del Sud nell'ultimo secolo. Giuseppe Povia, e poi parliamo del suo concerto di Rocella Ionica. C'era una volta il regno delle due Sicilie, che era tutto il Sud Italia. Dall'Abruzzo e dal Basso Lazio in giù, compresa la Sicilia, potenza industriale e militare, il Sud era ricco. Ma poi venne Garibaldi, fece l'unità d'Italia e il Sud divenne povero e cadde a picco. C'era una volta una nazione che si chiamava Meridione. Il suo re era Ferdinando, secondo di Borbone. Non esisteva emigrazione, non c'era disoccupazione. Con i suoi pregi e i suoi difetti, c'era una volta il meridione. C'era una volta, ma poi venne Garibaldi. C'era una volta, a rubare oro e soldi. C'era una volta, ma la vera storia è che prima, prima dell'unità d'Italia al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava, prima, questo prima dell'unità d'Italia. Ferdinando morì e lasciò il trono al figlio Francesco, che sposò Maria Sofia, una ragazza di Baviera. Sempre uniti nelle battaglie, dal Volturno a Gaeta, aiutavano i soldati feriti, compresi i nemici. Ma quei giorni segnarono la fine del regno e di un patrimonio lasciato al mondo. La prima ferrovia, la prima cattedra in economia, le miniere di zolfo, la prima flotta mercantile e militare, Federico II, lingua italiana, scuola siciliana, la scienza, la filosofia, le tasse più basse, le industrie, Mongiana, Pietrarsa, Castellammare, eccetera, eccetera. C'era una volta, ma poi venne Garibaldi. C'era una volta, e rubò soldati e soldi. C'era una volta, ma la vera storia è che prima, prima dell'unità d'Italia al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava, prima, questo prima dell'unità d'Italia. A tutti gli emigranti del mondo che hanno lasciato nel sud l'anima, la terra e tutto il cuore, molti non sanno che il sud era ricco e very good, Sud Italia passa a cut, prima, sì ma prima, sì ma prima dell'unità d'Italia. Al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava. Prima, questo prima dell'unità d'Italia, al sud c'è sempre una festa, al sud l'aria è diversa, al sud nel bene e nel male, sole, 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 è tutto un altro sole.
metà d'Italia, milioni di emigranti nel mondo che dalle navi in partenza lanciavano un gomitolo di lana ai loro cari rimasti a terra. La nave si allontanava e il gomitolo si srotolava finché si spezzava. E noi dobbiamo riunire il mondo al sud. Al sud, nel bene e nel male, sole, 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 è tutto un altro sole. Ricordatevi sempre, giorno 26, venerdì, il concerto all'Unità d'Italia, l'Auditorium di Roccella Ionica, Giuseppe Povia. Adesso vogliamo però sentirlo con il suo brano più conosciuto, quello che l'ha reso veramente noto, arcinoto, in Italia e nel mondo, Quando i bambini fanno oh. Vediamolo. I bambini fanno oh, c'è un topolino, mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove. I bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange, i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, resta uguale. Ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po'. Invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, io chiedo asilo. Come leoni io voglio andare a gattoni. E ognuno è perfetto, uguale il colore. E viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore. È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare ore oh, ore oh. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. Il concerto il 26, venerdì prossimo, all'Unità d'Italia. Ricordo che il ricavato andrà in beneficenza alle famiglie bisognose di Roccella Ionica. L'ingresso però è libero. Ogni forma di contribuzione sarà ben accetta. Giuseppe Povia, il 26, venerdì prossimo, a Roccella Ionica. Spot dell'evento.
E allora ci vediamo tutti il 26 ottobre a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, all'Auditorium Comunale Unità d'Italia, via Cristoforo Colombo, ore 21.30. L'ingresso è gratuito o, se volete, potete fare un'offerta libera, perché il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle famiglie in difficoltà di Roccella Ionica. Grazie al grande cuore di Giuseppe Muriale, che mi ha voluto fortemente, grazie al meetup dei Movimento 5 Stelle di Roccella Ionica e ai roccellesi che mi hanno voluto, e anche quelli che magari non mi conoscono e che magari potranno apprezzarmi senza pregiudizi. Partecipate, perché partecipare non costa nulla e essere solidali, anche con una piccola offerta, non impoverisce nessuno. Vi aspetto allora il 26 ottobre a Roccella Ionica, Auditorium Comunale Unità d'Italia, via Cristoforo Colombo, ore 21.30, per questo concerto. Ciao ragazzi! Che meraviglia, che meraviglia! Ma che scena per però, però! E mi vergogno! Continuiamo col nostro talent show di questa sera con Valentina Boffa, che abbiamo avuto nostra ospite non più di un paio di settimane fa. Valentina, bentornata. Ciao Pino. Abbiamo modo adesso di fare una bella chiacchierata e partiamo da quando eri in fasce. Quindi cioè, non faremo 3-4 puntate, attenzione, 3-4 giornate incentrate su Valentina, però cercheremo un po' di pochi minuti parlare di lei, da quando è nata artisticamente. Allora, quando come ti sei scoperta cantante o chi ti ha scoperta cantante? No, io penso di averlo sempre saputo, nel senso che, come succede a molti miei colleghi, a molti artisti, diciamo, che mestiere vuoi fare da grande? La cantante. Quindi non ho mai avuto esitazioni. Ma come hai cominciato? Ho cominciato come molti nel coro della chiesa quando ero piccola. Io sono nata in un paesino. Attenzione, in quale chiesa? Perché poi lo noterete all'accento, lei è calabrese, no? No, e allora c'è qualche cosa che ci inganna. Dove sei nata? Sono adottata. Adottata, perché questa in realtà sta a Guardavalle. Sì, esatto, sto in Marina. Saluto a tutti i compaesani, tra l'altro. Niente, sono nata in provincia di Varese. Ecco, lo sospettavo, sì. Notavo un accento, sì. Però in realtà le mie origini sono abbastanza vicine a questi luoghi. Mia nonna infatti era di Taurianova, mia madre napoletana. Vedi quante contaminazioni. Sono un invece po' però agli inizi cosa c'era oltre la musica sacra, insomma? Sì, vabbè, ho iniziato lì per il coro della chiesa, andavano tutti. Cioè io ho sempre cantato in varie situazioni. Poi più andavo avanti più mi rendevo conto che volevo approfondire questo aspetto. Ma adesso bruciamo ogni tappa per arrivare così ai giorni nostri, agli anni nostri, e dire che insomma tu canti il mondo, più generi e insomma più lingue, più tutto. Sì, beh, questo anche grazie al fatto che ho avuto modo di viaggiare, di fare esperienze anche all'estero. Quindi cantavo anche ai tempi dell'università, quando stavo a Milano, nell'ambito jazz più che altro, però in quel periodo ci fu una buona occasione lavorativa dal punto di vista familiare, ci siamo trasferiti in Guyana francese, dove siamo rimasti 10 anni. Per cui dopo essermi laureata in comunicazione ho detto, sai che c'è? Vado a comunicare un po' in Guyana. Sì. E lì diciamo che ho iniziato proprio a livello professionale a esercitare proprio, cioè fare la musica come professione, quindi come interprete jazz, soul, bossa nova, standard internazionali, insomma, per le varie serate. E lì la tua bravura ti ha portato anche a delle importanti collaborazioni. In Guyana, sempre stai parlando. Sì, partendo da lì, no? Tutto diciamo ciò ti ha dato che... modo anche di avere a che fare, di stare a fianco a personaggi, a grandi personaggi della musica internazionale. Beh, ad esempio, sì, io ho conosciuto, ho anche cantato con una grande cantante che si chiama Régine La Passion, che tra l'altro è stata anche vocal coach per quel contest francese, penso sia il corrispettivo di The Voice, ora non mi ricordo. Comunque, cioè, ha cantato con Ray Charles, quindi... ho conosciuto migliore certificato, esatto, sì, di qualità, ha doppiato film della Disney, cioè ho conosciuto personaggi di questo genere, oppure mi sono ritrovata a essere accompagnata dal percussionista della Makeba, quindi Smith Aliar, ho suonato con dei jazzisti
conosciuti nell'ambito delle Antille, ma anche della Francia, perché poi è un territorio francese. La Guyana, per cui il collegamento poi con la Francia è abbastanza diretto. Per abbiamo quanto sia... creato facile entusiasmi, abbiamo un po' illuso la gente a casa dicendo di voler raccontare ogni cosa di te. Non lo possiamo fare per ragioni temporali, veramente c'è. Però credo che chi voglia approfondire su di te lo possa fare. Perché tu comunichi con la gente, certo. Oggigiorno è facile per tutti quanti, social con la rete, nel tuo caso come? Allora, guarda, da poco proprio abbiamo creato un sito, quindi c'è un sito. Io ho anche un nome d'arte, cioè io sono Valentina Boffa, però in arte anche Fanny Valentina, quindi www.fannyvalentina.it, Fanny scritto Funny all'inglese. Funny con la Y, sì. Perché vabbè c'è riferimento a My Funny Valentine, lo standard jazz. E lì, prefigurando solo per un attimo, troviamo tutto quanto? Lì trovate biografia, foto, video, formazioni con cui ho suonato, formazioni con cui suono attualmente, contatti per chiamarmi, per eventi, per animazioni. Tu cosa fai nella vita con la musica? Ecco, allora, oltre a creare e appunto a seguire un discorso discografico creativo, comunque mi occupo di animazioni musicali, quindi dal piano bar di un certo tipo, ma può essere un matrimonio, una piazza, un locale, esatto. Con differenti formazioni. Per chi desiderasse la qualità, attenzione, intanto possiamo approfittare di questo sito per conoscere, per avere contatti diretti con Valentina. Mettiamo tutto quanto, perfetto. È stato creato apposta, quindi è meglio di così. Cosa rappresenta per te quanto Respect the Ladies? Allora, Respect the Ladies è il titolo dell'album che è in uscita, ma comunque è un singolo... C'è già stato un EP. Che è già uscito, esatto, quando stavo appunto in terra amazzonica. Adesso sto parlando dell'album italiano che è in fase di mastering, quindi ci siamo quasi. Però Respect the Ladies per me ha una valenza proprio a livello concettuale, perché è un messaggio, vuole essere un messaggio, un grido di solidarietà di una donna che racconta il suo mondo, perché sostanzialmente molto umilmente io faccio questo, racconto nelle mie canzoni e in tutto quello che faccio il mio mondo, quindi il mondo di una donna. È un messaggio di solidarietà verso altre donne, perché penso che l'influenza, che una donna quando arriva ad avere un minimo di influenza, un minimo di visibilità, debba pensare alle sue sorelle, questo lo dico spesso nei miei live, e quindi spero che un esempio di autodeterminazione, come posso essere io, ma come lo sono state per me altre artiste e altre donne, non per forza artiste, con cui che ho conosciuto nella vita, un esempio di donna forte, attiva, possa anche aiutare altre donne che magari sono in difficoltà, che vivono fasi differenti della vita, a trovare una forza. E penso e credo molto anche nella rete che noi donne artiste dovremmo iniziare a creare, e un po' lo sto facendo nel mio piccolo con la radio, con collaborazioni con altre artiste, perché mi occupo anche di radio, sì. Su Radio Roccella, insomma sono sempre a Roccella, sei alla ovunque, fine. Sei ovunque. Futuro, il domani di Fanny, di Valentina? Mio futuro è con questo disco che sta uscendo, quindi sono autoprodotta per il momento, però nulla vieta che qualche produttore carino, simpatico e facoltoso possa venire a darmi la sua mano da mecenate. No, vabbè, seriamente comunque continuerò con la musica. Dal punto di vista discografico ho anche dei contest in ballo, Tour Music Fest, a cui sto partecipando, sto andando avanti nelle selezioni. Comunque continuerò questo lato. Sul sito c'è tutto, eh? Poi, sul sito ci e poi tutto. Continuerò a lavorare qua, se mi volete io rimango anche qua in Calabria, che mi sto ambientando. Lo decideremo, devo assieme, dire, che gli amici a casa. Adesso metteremo alla prova, se mai ce ne fosse bisogno, ovviamente sono una battuta. Intanto cosa ci fai sentire questa sera? Ti devo dire tutti contest. I titoli adesso. Sì, vai. Vi farò sentire, vabbè, Respect the Ladies, di cui ho accennato quello, prima. Sì. My Funny Valentine, che è la mia cover di Funny Valentine, rifatta in una chiave diversa. E poi che pensavo? Un'altra cover riarrangiata, Caruso. A voi, Valentina Boffa.
questa è dedicata a tutte le donne. Man, respect your girl, respect all the ladies in the world. Man, respect your girl, respect all the ladies in the world. Fanny Valentina, na 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 na. For all the ladies, yeah. They can know what you hear, you know what I mean. If you trick me, you're there with me. I already spent too much time with no reason why, following you from left to right. And now my nerves untied. You lost your chance, the only to be happy with me. I wrote my very last song for all those like you. Don't respect the ladies. Respect the ladies and respect the ladies. Respect the ladies. Hear the ladies cry, she knows how to love. Hear the serves the right to be with a real man. Respect, respect the ladies. Hurting, you must stop to treat me all the time. Make me feel so bad. My life is changing. I can't stand you when you're paranoid. Had you, baby, oh boy. I'm resisting. You don't miss me with a stupid smile. Never is too far. Can you see it? The bad feeling when you're bad to the lady. Respect the ladies. We say respect the lady. Respect the lady, yeah. Hear the ladies, but she knows how to love. She deserves the right to be with the real man. Respect, respect the lady. It's not the case to waste your time. Try to make mistakes cause I won't survive. Take a look around, who's wrong is yours. And you know this, you're the bad one for me. See, you may be alright, but before you, respect the ladies. Respect the ladies. And respect all the ladies, yeah. Na 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 na. Respect your girl, respect all the ladies in the world. Man, respect your girl, respect all the ladies in the world. My funny Valentine, sweet ironic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable. I'm photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek?
German, a little weak. When you open it to speak, oh, it's smart. But don't change your head for me. Not if you care for me. A little Valentine, stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine, and each day. Forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriente. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia al canto. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E una catena ormai che scioglie il sangue, niente bene sai. Vide la luce in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Udì il volume nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Così guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai,
potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così, così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita lungo una scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. Ai 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 ai, tanto bene sai. E no cadena ormai, ai, che scioglie il sangue, tanto bene sai. Ed eccoci, proseguiamo il nostro talent in compagnia dei Glim, che sono stati qui l'altra volta, soltanto un'altra volta mi pare, sì, ma non ci siamo ascoltati di voi e subito vi abbiamo riproposti perché siete piaciuti anche a noi, anche alla gente a casa. Grazie dei Glim, parliamo di vita, miracoli e della morte no, perché ci siamo già prefissi di farlo nell'altra vita in paradiso, ho già prenotato una trasmissione, quindi poi andremo a parlare del pregresso in quell'altra circostanza. Ragazzi, Glim, non è caduta questa storia, quindi la raccontiamo facilmente in un paio di minuti, la storia dei Glim? La storia dei Glim? Sì, dalla nascita storia... proprio, dall'idea. Allora, in pratica, intanto, buonasera a tutti. La storia dei Glim, i Glim nascono all'incirca due annetti fa, e dopo aver collaborato con Francesco inizialmente, perché con Francesco... Facciamo nuove conoscenze, quindi. Francesco? E Ilario. Buonasera, Francesco, batterista. Ilario, bassista. E approfittiamo anche per salutare gli altri due componenti, Emanuele e Efrem che Scalz. Sono al dopo scuola, dove sono? Cioè, vabbè, li avremo. No, sono impegnati. E Alberto Barrilli, il nostro chitarrista. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo presto. Da dove nasce l'idea? Allora, sicuramente la prima musica l'idea, cioè, l'idea nostra musicale è quella di far conoscere la nostra musica a più persone possibili. Come dicevo prima, con Francesco era nata inizialmente questa collaborazione. Abbiamo suonato con altri gruppi e abbiamo avuto altre esperienze musicali con altri generi, certo, e diversi componenti, però poi alla fine abbiamo trovato la nostra impronta. Tutti i ragazzi del posto, sì. Sì. Catanzarese e Regino. Ecco, sì, queste due province, queste due province. La prima musica, come e avete quindi, cominciato? No, si avvicinava sempre alla, allo stile, sempre rock. Sempre rock. Esatto. E poi un rock che è cambiato con gli anni? Sì, sicuramente. Adesso con i Glim è cambiato, ha molte influenze musicali, perché ognuno di noi porta la sua contaminazione musicale, diciamo, quindi dal jazz al rock, a un rock più aggressivo, quindi a una pop più melodico. Quindi poi con questa contaminazione musicale, grazie a Ilario, ai certo, ragazzi e tutti quanti, abbiamo trovato il nostro sound rocchettaro. Due anni come se fossimo nati ieri l'altro, da poco tempo, eppure c'è tanta esperienza fatta, tanti live, tante belle esperienze fatte. Sì,
Chi parla? Sempre lui, sempre Agazio? No, possiamo parlare. Prego, prego. Un po' tu. Niente, la nostra, diciamo, le nostre esibizioni sono, diciamo, siamo un po' sparsi, siamo andati un po' dappertutto. Abbiamo partecipato al Rocella Rock Contest, abbiamo partecipato anche a altri programmi televisivi come il Canta Festival Giro di Caserta, siamo stati al Mille Voci di Roma. Roma. E adesso prossimamente saremo anche, faremo parte anche degli studi Mediaset. Oh. Abbiamo partecipato al nuovo talent televisivo iBand. Ci troverete tutti quanti sulla 5 Mediaset tra dicembre. Quando? Dicembre? Gennaio. Dicembre, gennaio. E nulla, prossimamente abbiamo... Beh, nulla, tanto. Tanta già tante roba, belle cose. Sì. Una cioè, bella... due anni, stiamo due anni tentando appena. Anche di, diciamo, di muoverci anche per quanto riguarda Casa Sanremo. Uh-huh. E infatti parteciperemo, faremo parte di Casa Sanremo anche tra febbraio. Ora vi sentiremo e vedremo in varie performance, ma adesso state puntando su che cose, i vostri cavalli di battaglia, i vostri pezzi preferiti che vanno per la maggiore in questo periodo, quali sono? Allora, è uscito il nostro EP dal titolo Glim e abbiamo... Glim, sì, perché comunque ci stiamo facendo conoscere, quindi sì, Glim, chi sono? Certo. Quindi attraverso quest'album la gente può capire chi sono veramente i Glim. Il contenuto di questo EP? Cosa c'è dentro? C'è tutto. C'è i nostri sogni, la nostra musica, i nostri ideali, i nostri obiettivi. Quindi è veramente un bel EP, contiene 5 canzoni. Sì. La vostra musica già la vediamo, la sentiamo, ma il vostro futuro poco conosciamo, penso che anche voi, insomma, però avete delle idee in testa quali? Sicuramente quello di continuare a fare musica e fare musica. Sì, ma un sogno, una tappa importante. Sanremo. Un evento. Potrebbe sì, Sanremo, potrebbe Sanremo. Essere un Sanremo, potrebbe essere anche... Uno stadio. Arena di Verona. Non si sa mai, però... Qui da noi gli stadi sono tutti inagibili in Calabria, vediamo insomma che voi possiate calcare. Certo, noi vogliamo anche stati più importanti. Il nostro territorio. Diciamo, il nostro territorio, quello della nostra amata Calabria, perché sì, è bello, è spatriale, è bello... Bello fare anche cioè, ragazzi siete bravi, bravissimi, ma credetemi, come voi ne conosco tanti in Calabria, ma voi avete incontrato difficoltà in questo vostro farvi conoscere, farvi diciamo di apprezzare sì. Diciamo in questa di nostra sì. terra. Questa terra che perché... tipo di difficoltà e come volete che si levino queste difficoltà? Ma... credo che sia un sogno vostro, ma anche di tanti altri, eh. Certo, assolutamente. No, noi vogliamo sai solo... Sai perché, scusa se ti interrompo, siamo... Sai, sai perché ti faccio questo discorso? Perché io l'altra volta ho avuto ospite uno dei tanti, anche lui, uno dei tanti, che insomma da questa terra è partito, è andato a farsi conoscere altrove. Ma Mirko Piaponiglio, che conoscerete, lo conoscono sì. tutti ovviamente, e con lui faceva appunto questi stessi discorsi. E ci chiedevamo, si chiedeva, ma io avrei incontrato le difficoltà che hanno i miei amici qua se fossi rimasto in questo territorio? Per me è stato tutto molto più facile. Per me, parlo a nome di Mirko Pio, andando in Lombardia, per me è stato tutto molto più facile, perché lì ho avuto i contatti con la gente, col jet set, con le opportunità, ho avuto anche di esibirmi, cosa che qui per me era difficilissimo. Voi incontrate queste difficoltà? Sì, molto. E che ostacolo sono? Sicuramente la nostra terra non dà la massima, diciamo... collaborazione, possiamo dire anche così, nell'ascoltare nuovi generi, ci si sofferma nell'ascoltare solamente gli stessi stili musicali, quindi per noi che facciamo un rock, quindi è uno stile già diverso, o per chi fa funky o reg, certo. È difficile, quindi è normale che noi tendiamo a spostarci da Roma in su. Benvengono quindi magari i contest organizzati dalle radio Rocella? Sicuramente quello della... Occasioni come quel genere lì? Sì. Quella è stata una opzione come valida, pochi in sì, dove hanno dato veramente la possibilità a diversi gruppi emergenti, come in questo caso i Glim, noi, di portare la nostra musica. Hanno avuto una mente aperta nell'ambito musicale, cioè... Perfetto. Non si sono fermati comunque, sì. Un bel evento anche sì. quello di Rocella. Noi sì, abbiamo vinto anche il secondo premio come miglior altre cose, c'è stata premialità.
E questo sì, è stato un bel traguardo anche per noi, perché abbiamo partecipato nella nostra terra con un festival altresì fatto bene, quindi grazie ai Glim, in bocca al lupo ragazzi. Grazie, grazie a voi, grazie ciao. A voi. Ricordate quindi il 26 il concerto di Giuseppe Povia all'Unità d'Italia, l'Auditorium di Roccella Ionica. Il ricavato andrà in beneficenza alle famiglie bisognose di Roccella Ionica. L'ingresso è gratuito, ogni forma di contribuzione sarà volontaria e ben accetta. Adesso la parte finale, come prima detto con l'ospite, quando è stato di turno Armando Quattrone, chiudiamo col suo video presentato proprio ieri in, sul Nazionale, che sarà dal suo album Calabria. Armando Quattrone, a sabato prossimo. Che sarà? Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono e il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, ma che sarà della mia vita? So far tutto o forse niente, già domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa e tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, ma che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove, quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, ma che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Oh, che sarà, che sarà, che sarà, ma che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, già domani si vedrà.